Buonasera e benvenuti all'edicola di Mister Piero Gatto. Allora, come faccio io? Allora, salvo, ma non è? Dov'è? È che lo aspettiamo 2 ore, non è venuto, non è? Giusto il bottone. Ah. Buonasera. Hai visto? In realtà vorrei avvisare la regia di non togliere gli spilli da quella bambolina che somiglia tanto a Salvo Sorci. Allora, diciamolo per lei. Salvuccio. Dopo l'ultima puntata, voi avete notato che non stava tanto bene, perché onestamente era un po' per la pressa, come diciamo sì, sì. Noi. Ecco, da quel giorno, quindi da lunedì, non si è più alzato. Non si è più ripreso. Non si è più ripreso. Un saccio, se do campo, non lo so. Però volevamo fare un collegamento telefonico, però manco per telefono, niente, completamente. Quindi, però io ho aggiunto il bottone, dai, dai. Che cosa mi che dici? Cosa che cosa vogliamo parlare? Dai. Allora, io sinceramente per prima cosa ho una curiosità da chiedere a te, uomo di calcio esperto. Ho letto un comunicato di una squalifica che riguarda una partita dell'anno scorso e che sarà scontata a partire dal 1 luglio 2014. Ma dico, ma non hai che fare, cioè io con Salvo, tutte queste cose, che cose che ti sono andate a trovare? Allora, mi sono andata a trovare, vi leggo soltanto proprio la parte finale, la commissione disciplinare territoriale ha inflitto a Zerbo Gaetano, Cardinale Antonino Gianluca, Giacalone Cristian, Russello Gerlando, Ciancimino Girolamo, Virga Giuseppe, Geraci Alessio, la sanzione della squalifica per mesi 2 e 20 giorni a decorrere dal 1 luglio 2014. Parliamo di calciatori all'epoca dei fatti dell'Alcamo e del Raffadali. E che hanno fatto questo? Devo dire certo, pare abbiano pattuito nella stagione 2012-2013 consistenti compensi economici in violazione delle norme regolamentari. Ah. L'anno che scorso. Che vuol dire, Piero? No, vabbè, dai, magari però scusa, l'anno scorso. Squalificati quest'anno, però la scontano quando? A decorrere dal 1 luglio 2014. Dal primo lumese, luglio, agosto. 20 giorni. Ah, quindi saltano la Coppa Italia. No, secondo me la federazione li ha voluti punire, così non si possono non si fare i tornei in spiaggia, quelli dei villaggi turistici. Ma dico io, alla federazione, ma che combina? No, a me fa piacere perché poi ci sono tutti i ragazzi dell'Alcamo e quindi che Gianluca, cos'era. Però dico, ma che squalifica è? Scusa, alla fine cosa avranno fatto mai? Vabbè, no, ma si saranno venduti qualche partita, ma che cosa quello no, no, quello no, perché sicuramente ci sarà stato qualche errore, perché chi sono i ragazzi non ci credo completamente. Ah, quindi però, questo re di aver pattuito con ma propri calciatori. Lo dicono, ma questo lo dice la. Guarda, per come giudica la federazione, io non ci credo. Perché per quello che abbiamo visto negli ultimi giorni, per quello che la giustizia sportiva su tutte fessate. E questo è quindi non ci credo neanche a quello, perché come non crediamo a quello che è successo al Sera di Falco, perché il giudice sportivo dice che non è successo niente di grave, quindi io ammoghiamo, io non ci credo neanche che sia successo niente di grave per quello che riguarda questa situazione qua. Però vi dico una cosa, la vita squalificale, squalifichiamole ora, ha un senso, signori della federazione, signori della corte. E poi se non è, io qua sto leggendo sì, che c'è una multa pure. Sì, sì, multate anche di 2000 euro l'Alcamo e di 1000 euro il Raffadali. Ma se vince li volete subito, però. Con la finanziaria ve li possono fra dare. Fra due anni. Viene pure il recupero crediti. No, vada, è veramente una vergogna. Quello che stiamo assistendo noi quest'anno, perché noi veniamo da freschi freschi, dal ritiro, del Sera di Falco e quindi del presidentone Leonardo Burgio, che lo ha detto e lo e ha fatto. Noi lo abbiamo detto lunedì, tu dovevi andare a intervistarlo oggi, però ci ha dato buca, ha avuto impegni lavorativi, quindi però tu l'hai sentito per telefono? L'ho sentito, sì, lui è molto amareggiato, però purtroppo è talmente tanto ferito che non riesce neanche ad andare avanti. È una delusione proprio che lui ha smesso di credere nei valori quelli sani e genuini dello sport, visto quanto accaduto. Allora, io da uomo di calcio dico, Presidente, per me hai sbagliato, da uomo di calcio.
per quanto arriva, perché io voglio vedere Serrade Falco, voglio vedere, io voglio fare, io me la voglio giocare in campo e faccio la guerra in campo, perché dobbiamo fare la guerra alla federazione. Facciamolo da dentro, non da fuori. Però è una scelta coraggiosa, e bella, come diciamo noi a Firenze, perché lui è la prima volta che si sente uno dire guarda che per il ritiro la squadra, perché lui dicono tutto, non lo fa, non mai, lo fa nessuno. Mai nessuno. Lui è stato, tranne che poi non sono smentito, domenica si presentano in campo, quello non lo so perché comunque di cartelli nel calendario, quindi la partita giocheranno a Marsala, deve essere fatta, quindi è messa nel tabellino, e quindi tranne che non sono smentito, però non ci credo, e l'ho detto e l'ha fatto, quindi allora questo cosa significa? Che Burgio ci sta dando una grossa mano a tutti noi del settore a far sì che queste cose non succedano più. Lui si è... Io ho lanciato anche una provocazione. Mi fa mai cancellare? No, sulla pagina Facebook del presidente Burgio. Avevo invitato le altre squadre a non presentarsi in campo. Ma erano occupate altre squadre, forse hai sbagliato numero. Non ha risposto nessuno, qualcuno addirittura non raggiungibile o inesistente. Vabbè, ma questa cosa non succederà mai perché ci sono tanti leccaculo in questo sport, in questo nostro tutti calcio, solidali, sono tutti davanti, fatti, quando vedono il nostro presidente Morgana, sono tutti già che oliano la lingua, perché se no può essere che ci picchia fuoco. E per dirla, la salvo Sorci, Fata Morgana! Quindi noi dobbiamo vedere, purtroppo ci viene a mancare una società, non è che sta andando via, non per cosa, il San Sebastiano che è ultima e si presenta in sette. Cioè, a noi c'era mancare il Serrade Falco, che è una grossa società, una grossa squadra che lottava per i playoff e aveva delle ambizioni veramente belle. 46 belle, punti, belle, una quindi, società solida, siamo, seria. Come dice Giussi, avete perso l'occasione, c'è qualche telefonata forse che arriva? È caduta la linea. Avete perso l'occasione voi delle società di poter fare una cosa eclatante, perché vi immaginate un campionato d'eccellenza che si ferma? Cioè ne avrebbe parlato tutta l'Italia, esatto. Avrebbe parlato. E io per questo avevo lanciato proprio questa sarebbe provocazione, stato una cosa, li avevo invitati. Sarebbe stata una cosa bellissima. Ma chissà, bellissima. Magari domenica ci Ma quando ma sì, non ti già, che bello, più tre punta senza giocare, diciamo. Quindi andiamo ai pronostici. Dai. Sì, iniziamo subito. Dai. Dalla prima di cartello? Sì. Oh, noi siamo palermitani e No, cominciamo di qua. Iniziamo da qua. Allora, Camarat Rocca di Caprileone. Oh, e questa è una grande partita, perché? Perché il Rocca non è che non, si è andato a incartare, perché si trova a 34 punti in piena zona play-out, e domenica prossima incontrerà in casa il Mazzara, quindi uno scontro diretto, quindi ha due partite terribili il Rocca, quindi ha bisogno di punti, di contro abbiamo un Camarat che si sta giocando il campionato e non può permettersi di sbagliare, perché ormai chi sbaglia è fuori dal discorso di promozione, quindi Camarat deve far sua la partita e quindi deve vincerla, e il Rocca non deve quantomeno perdere, quindi io metto un bel 1 a questa partita, perché io favorisco sempre la squadra di casa, e poi comunque il Camarat sta facendo un grosso campionato, anche se nelle ultime partite lascia un po' però il Rocca sicuramente gli darà veramente filo da torcere. Stavolta la telefonata dovrebbe esserci. Presidente Capuana ci ascolta, buonasera. Sì, buonasera a voi e grazie per avermi chiamato. Grazie a lei per essere intervenuto. E allora, io so che lei vuole replicare a quanto da noi detto nella scorsa puntata. Certo, mi sembra doveroso, perché dico le accuse che mi sembrano abbastanza, non stiamo parlando di poco conto, dico, sono
delle accuse fortissime nei confronti della società e quindi mi sembrava una replica doverosa. Dico. Allora, in realtà cosa è successo? In realtà, intanto le preannuncio che abbiamo già, ho scritto ieri e poi gliela manderò una lettera al Presidente Morgana dove chiedo immediatamente l'apertura di un'indagine, di un approfondimento su quanto dichiarato dai giocatori della Mamertina, perché è altamente lesivo nei confronti della nostra società, quasi a comprendere che ci sia un sistema castelbonese per vincere le partite, e mi sembra un pochettino irriguardoso pensare che 61 punti si siano fatti con un sistema del genere. Poi dico, è estremamente irriguardoso anche nei confronti di tutti gli addetti ai lavori, perché se nulla di tutto questo se quello che dicono loro è accaduto davanti alle forze dell'ordine che sono intervenute su richiesta loro, un commissario di campo, che non ha refattato nulla se non degli insulti esterni da parte di alcuni tifosi, ma stiamo provvedendo a fornire anche i tifosi di bavaglio in modo che non possano così influenzare in alcuna maniera le squadre avversarie che vengono. I guardalinee non hanno scritto nulla, l'arbitro non ha estratto un solo cartellino, dico due sono le cose, o tutto il sistema è colluso con la Castelbonese o forse più semplicemente non è accaduto nulla di quanto dichiarato. Ma, Presidente, non è accaduto nulla, ci credo, poi io sono Piero Gatto, Presidente, buonasera. Che non sia accaduto nulla non ci credo, però che non sia accaduto tanto... quello sì, perché secondo me è successo quello che succede magari non abitualmente, ma si vede spesso quando in qualche campo magari ci sono delle partite, perché voi venivate da una sconfitta, quindi magari c'è un ambiente un po' più caldo e quindi magari c'è stata qualche parolina di troppo e poi magari forse all'andata ci sarà stato qualche cosa e magari ve la siete pure conservata, Presidente. Dobbiamo dire le cose un po' come stanno, perché io sono equo, perché io non ho creduto al 100% quello che ha detto, che è stato detto, perché la verità sta sempre in mezzo e quindi io credo che qualcosa invece è accaduto, Presidente, però non niente di grave, sono cose che comunque noi di calcio siamo abituati a vedere, non dico ogni domenica, ma una domenica sì, una domenica no. Quindi però io conoscendo anche l'ambiente di Castelbuono, poi l'ho visto perché io non la conoscevo, l'ho visto in fotografia, abbiamo pubblicato una bella foto, Presidente, e quindi possiamo stare tranquilli, facciamo figura. Dico, qualcosina secondo me è successo, dai Presidente, che i tifosi sì possono dire quello che vogliono, però non, a tutto magari c'è anche un limite, dai. Senta, ma io sono contento che lei abbia questa certezza assoluta e l'abbia avuto da Palermo. Io ero presente lì sul posto e ho la certezza. No, è una mia sensazione, no? Non è una mia, non è un'affermazione, a me non mi dice niente nessuno. Spiego assolutamente, Presidente, quello che è accaduto. Mentre noi siamo notoriamente persone molto ospitali, dove le persone che vengono rimangono sempre contente perché tre anni che abbiamo vinto campionati e quest'anno stiamo facendo un dignitoso campionato senza aver avuto mai problemi, perché non siamo mai balzati agli onori della cronaca per cose gravi, mentre se lei sicuramente saprà ciò che accade nella maggior parte dei campi siciliani, mentre le altre volte con le squadre che sono venute siamo stati estremamente gioiosi, questa volta non eravamo molto gioiosi perché avevamo una partita da vincere, eravamo molto arrabbiati per alcuni accadimenti che c'erano stati nella partita d'andata e per i quali non intendo scendere nei particolari, non ci sono sceso allora e nemmeno ora lo farò perché non sono abituato a piangere, noi siamo abituati a incassare, ci sono gli addetti ai lavori, se c'è qualcosa di grave penseranno loro a refattare e a prendere gli opportuni provvedimenti. Non c'è stato nulla di quello che loro hanno dichiarato, c'è stato soltanto un ambiente meno ospitale del solito. Se questo è bastato a far prendere 6 gol alla Mamertina, a far tremare le gambe ai giocatori della Mamertina, che loro si iscrivano a un campionato di calcio femminile, perché questo è un campionato di calcio maschile di andata e ritorno. Questo è quanto. Quindi è Presidente, un'ultima domanda per chiudere. Lei quindi sta affermando che tutto quello scritto che ha scritto il presidente della Mamertina è falso? È totalmente falso, tanto è vero che io già ho chiesto e ho inviato una lettera, se lei lo può tirare fuori dai siti, ma io mi premurerò di farvelo pervenire. Ho chiesto l'immediata apertura di un'indagine su quanto dichiarato a livello federale, perché se qualcuno dei miei tesserati
ha commesso qualcosa. Io non sono in grado di monitorare 50 dirigenti e 30 calciatori, ma se qualcuno ha fatto una semplice cosa affermata dal presidente della Mamertina, se ne assumerà la responsabilità. Se quanto da loro dichiarato è falso, i tesserati della Mamertina e i dirigenti della Mamertina si assumeranno la responsabilità, perché è una cosa gravissima quella che loro hanno affermato. Io non posso accettare in alcun modo che 61 punti possono essere infangati da questa macchina del fango che hanno messo in moto nei confronti della Castelbonese, perché non è un fatto singolo che è accaduto soltanto nella vostra trasmissione. Questi signori ci hanno danneggiato su tutti i blog e tutte le trasmissioni televisive siciliane, e questa è una cosa per noi non accettabile. Comunque, Presidente, noi se non so se lei ha visto in trasmissione, abbiamo semplicemente letto quanto scritto senza dare nessun parere, perché non abbiamo sentito l'altra campana, quindi noi abbiamo, anche perché comunque è un girone che noi non, purtroppo ci promettiamo di farlo il prossimo anno, e non lo seguiamo, quindi ripeto, noi non abbiamo nessun interesse, che figurati, Mamertina, manco solo. Assolutamente, io non sto dicendo, quindi... io le sto dicendo che non avrei nessun interesse io ad entrare nei particolari. No, ma si figuri noi, Presidente, noi abbiamo fatto chiarezza, se l'abbiamo chiamato è per dare a lei l'opportunità, certo, a chi ci segue, che sono fortunatamente sono tantissimi. Io chiedo soltanto che emerga la verità, perché non è possibile che ci possano descrivere come persone di questo genere. Sì, va bene, però anche mi scusi, Presidente, lei deve apprezzare il fatto che noi stiamo portando avanti stiamo portando avanti il suo discorso, perché stiamo dando voce alla Castelbonese. E quindi, siccome poco fa lei mi ha detto, e non so chi l'ha messo in bocca queste parole, io non so neanche chi è la Mamertina, nella maniera più assoluta. Quindi io ho dato soltanto un'opinione mia di calcio, che io la ritengo normale che ci sia qualche parola in più, non la ritengo grave, quindi è tutto qui. Poi per il resto, come ha detto giustamente lei, lei fa la sua strada. E va a apparire polemico con lei, io sono arrabbiato con queste persone che hanno dichiarato. Ah, appunto, ma noi per carità. Io ho detto soltanto che nulla di tutto quello che loro hanno dichiarato risponde a verità. Se poi l'ambiente non era estremamente gioioso, ma certo, nel calcio ci sta una cosa del genere, non figurati. Presidente. Sì, mi dica. Noi la ringraziamo per essere intervenuto. Siamo qui, sa dove e come trovarci per qualsiasi cosa. Ci ripromettiamo comunque di venire a Castelbuono e constatare di persona quanto è buono il panettone, la vostra accoglienza. Tra l'altro, io qualche anno fa sono stata a Castelbuono con la federazione e devo dire che sono stata benissimo. E invece so di tanti calciatori miei che invece vi seguono, e da ora vi incominceremo a seguire anche noi a Castelbuono, e vi invito ufficialmente per l'ultima giornata, se magari ci vorrete onorare della vostra presenza. Grazie mille, grazie, lo faremo, Presidente. Sicuramente. Grazie e buonasera, buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro, arrivederci. Allora, signore della Mamertina, i fessati contate, per tempo, dai. Non si fa così. Comunque, Piero, sta sfruggiano noi. Aspetteremo nuovi sviluppi. Sì, perché c'è Mamertina, però noi che potremmo fare trasmissione, mica telenovela, cose così. No, una bella passeggiata a Castelbuono. A Castelbuono ci dobbiamo andare. Ce l'andiamo a anche fare. Perché so che forse possiamo anche fare il foglio a Castelbuono. Quindi te la sbrighi tu. A proposito, vabbè, di foglio. Dai. E allora andiamo avanti. Andiamo avanti, camera, te l'abbiamo fatto. Sì, dai. Sì. Leon Cortese, Parmonval. Il partitone. Tra l'altro, mi è sembrato di leggere, di intravedere, un'intervistina. È normale. Allora, intanto io voglio fare gli auguri a Edi Tamayo, perché sì, è diventato di nuovo papà. È un Nike affari, Edi, papà. Auguri. Oh, auguri. Televisione, glielo regaliamo. Sì, perfetto. Quindi un altro Tamayo, non ce ne libereremo più dei Tamayo. Fino a quindi, che va bene così. Infatti. Quindi sì, la Leon Fortese ha un'occasione d'oro. La Leon Fortese ha un'occasione d'oro. Perché se dovesse vincere contro la Parmonval, perché abbiamo un Alcamo, un San Gratadese Alcamo,
che fa scintille, quindi Lacamo non facilmente esce fuori con i punti da San Cataldo, quindi se dovesse vincere la Leonfortese sarebbe vittoria di campionato matematico, quindi la Leonfortese si giocherà questo. Così come se dovesse vincere la Parma, ci sarebbe l'aggancio, l'aggancio. Fammi parlare della Leonfortese, che io sono... arrivare presto. Ma che c'entra? Vuoi arrivare presto, però che ne... Vabbè, no, lasciamo presto. C'era traffico. Allora, quindi la Leonfortese ha questo match ball da giocarsi, wow. E non se la vuole lasciare sfuggire. Incontrerà una parte, però devo dire pure che mancheranno Torcivia, che è il fiore all'occhiello di questa squadra, è assente per squalifica, e Gurreri, ma quanto è ci grave, dispiace. È grave, mi dispiace Torcivia, però fai bene perché contro l'Alcamon si è Torcivia, quindi riposati e non pigliare freddo e cose varie. Mentre una tachipirina ogni tanto. Mentre la... Attenzione, io non ho detto l'arbitro di Kamarat perché... No, perché già ci passiamo. Già ci passiamo noi, perché si chiama Grasso. E due conduttori di peso. L'arbitro di Kamarat è Grasso, quindi è meglio che sono in tadeta. Pure lui, ma vabbè. E quindi, mentre la Palmoval si va a giocare la partita del sogno, perché andare a vincere a Leonforte significa andare molto probabilmente a prendere il primato, che lo vede sempre più vicino. Quindi i ragazzi di Mutolo andando lì a farsi la loro partita, però incontrando la capolista. Quindi io metto sempre uno perché è giusto che io metta uno, perché rispetto alla capolista, rispetto alla classifica, però non è una partita... Non è una partita. Messo con l'engol, però va bene. No, vale con l'engol, uno, perché abbiamo stabilito che devo dare un risultato solo. Uno ne devo dare. E quindi sono costretto così. Abbiamo l'arbitro che viene da Roma, Torcivia, quindi cammina dritto. Torcivia già, solo un po'. Torcivia deve essere dritto, no? Già cosa tua e Tom Poies. Quindi abbiamo un arbitro che viene da Roma, un arbitro CAI, quindi sarà veramente una partita molto bella. Io la cosa che mi preoccupa però è Giuseppe, il campo di Leonforte non è più quello dei primi tempi, che era un'erba bellissima, un prato meraviglioso, ora diventò un campo di patate, quindi mi auguro... Non che la Parmonval sia abituata a giocare meglio, sul velluto. Meglio il campo della Parmonval, perché il campo, guarda, quando un campo in erba è zolle, meglio un buon campo in terra. Quindi noi diciamo, la Parmonval, sì, però se vai a giocare in un campo che la palla ti va a saltare la palla pazza, non è... La palla pazza. Ma che è la palla pazza? Un gioco dei giovani bambini ora nei computer. Quindi uno per la Leonfortese e speriamo di non aver azzeccato. Io non cerco manco uno, dai. E quindi, allora andiamo avanti. Pro Favara San Giovanni Gemini. Allora intanto non si sa dove si gioca a Mussomeli si gioca questa partita. Cioè solo con le lupare. Un volo e qualche 30-40 chicca dei ponti, le pecore all'assalto contro il San Giovanni Gemini, quindi questo è uno scontro diretto, è molto importante perché vabbè, San Giovanni è alla ricerca di un punto, quindi a Favara servono obbligatoriamente i 3 punti, mi raccomando, diciamo che a Mussomeli già si sono attrezzati. No, posso bene, so che già le pari, poi te li spogliatoi le mani, cioè anche per stare male. Arrivano, quindi le porte non le trovate, quindi potete entrare direttamente così. Non ci sono porte. Comunque io ovviamente scherzo, perché poi ho amici. Non è vero che scherzo. No, abbiamo amici a Favara, dice, ma che dici? Quindi però mi piace questa cosa di avere gli spogliatoi senza anche le perché, porte. Come un salone. Uno già si deve quella, che è un sceriffo, con la tendina, con il salone. Sai quando tu sei la squadra si spoglia, no? Tipo, sai i film western, però fai finta che la squadra si spoglia, già sei chiesto con un cappello, già un salone, che non si vince. Quindi a Favara vanno questa partita da giocarsi, comunque premetto che comunque la squadra del Pro Favara è una
gran bella squadra, quindi io lo dico da tutto il campionato, no, e non ha bisogno sicuramente di queste cose. Purtroppo quello che è accaduto, per esempio, perché è stato documentato dalla, dai signori commissari di campo, e ecco perché io lo sottolineo, perché sennò me ne guarderei bene, io le cose che non vedo, ecco, come nel caso della Castelbuonese, uno dice una cosa, uno dice un'altra, noi ci teniamo, ci asteniamo a quello che dicono loro, non c'è. Però quando un referto viene canta, c'è poco, c'è poco da dire. Quindi comunque sarà una grande partita, lo fa poi la San Giovanni Gemi, il San Giovanni, ripeto, cerca il punticino, però io vedo un 1 per il Profavara, perché è uno. È uno. Siamo attenti, eh? Dai. Andiamo. E allora andiamo avanti. Raffadali San Sebastiano. Io manco so se si gioca questa partita, comunque, perché San Sebastiano, vediamo se accucchia 4-5 giocatori e si poetta, perché alla fine, anche se devo dire che la, la scorsa settimana ha dato filo da torcere al, al con chi ha giocato non mi viene. Vabbè, forse perché i giocatori non avevano che no, fare. No, no, col Camarat mi pare che ha giocato. E ha dato filo da, però fuori casa, non so veramente se, se si presenta il hanno problemi economici. No, 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 problemi, hanno problemi, non arrivano a 11 comunque. Quindi è un, stiamo perdendo tempo a parlare, è uno, e Mimmo Bellomo si piglia questi 3 punti di salute che lo porteranno a 30 punti e lo porteranno a, a fare i play-out, perché c'è il pericolo dei 10 punti di distacco, quindi lui cerca di rimanere vivo e, non, sì, e non retrocedere, guardando la classifica, e non retrocedere direttamente. E allora Riviera Marmi Campofranco. Anche questa comunque dovrebbe essere una partita tranquilla, perché il Riviera Marmi comunque spera ancora, oddio, perché c'è il presidente incavolatissimo, perché hai letto che vuole, vuole, sì, sì, vuole vendere la squadra. Infatti mi sono miccabili, vendo, mi vendo, perché hanno fatto veramente tanti sacrifici questo presidente, quindi può anche darsi che il Riviera Marmi vuole regalare, ragazzi, questo. Non mollate, il calcio vero è questo, infatti. Non è quello che vediamo in televisione. C'è fatto caso, Piero, che questi professionisti appena ci usci scoppano un tiro. Ma c'è fatto questa caso? questa signora qua non è che questa è pensata a cavallo. Sì, sì, no, vabbè, no, no, non vabbè, sto scherzando. Vabbè, in, una, in un'altra vita, no, in un'altra vita. E intanto, sì, ma non è che mi mette, io mi metto accanto così la prima volta. Babbo, micio. Quindi si buttano sempre a terra. Dipende, sono tutti, dipende le squadre, se è la Juventus è giusto, perché... No, ma io ti dico proprio in generale, non solo in Italia, anche in Europa ho notato che più le squadre sono forti, più sono di punte. Ma allora, intanto secondo me bisogna tornare un po' indietro con il calcio, perché ci stiamo troppo imborghesendo. Questo calcio sta diventando veramente tutto fair play, tutto non mi tocca le gambe scorso, quello mi ha detto cornuto, quello mi ha visto, mamma. Poi, poi c'è anche il discorso dei, della, si è abbassata la quota dell'età, perché giustamente abbiamo in eccellenza, abbiamo dei ragazzini che giocano. Infatti io dico ai tifosi, ai nostri tempi, non è che noi eravamo meglio, però noi eravamo più grandi. Eravamo più grandi, quindi magari certe cose li affrontavamo, si, li affrontavamo meglio e reagivamo, c'erano quelli sottopassati. Ora sono tutti ragazzini, quindi quando andate a fare quelle cose veramente fate danno, ragazzi, quindi state attenti. Io poi, poi non me ne frega niente, Favara, Sera di Falco, poi io non ho bandiere in questa trasmissione, quindi dico veramente, ragazzi, state attenti e non facciamo queste cavolate, perché i ragazzi, noi abbiamo bisogno di ragazzi che giocano a calcio e ce n'è sempre meno, sì, sempre sì, meno, signor Morgana, se lo ricordi. Fata Morgana. E allora, quindi cosa stavi dicendo? Sì, si buttano a terra, ma perché ormai è diventato veramente il calcio, un vero calcio, è il nostro. Quello che si chiama dei dilettanti. È il nostro, perché veramente noi, loro hanno 5 arbitri, 4 segnalini, noi siamo lì. E i soldi. Guarda, abbiamo due pietre e facciamo la porta e giochiamo pallone. Eh sì, e vabbè. Dai, quindi allora andiamo Riviera Campofranco. Io metto 1 perché comunque il Campofranco
e anche questa settimana ha fatto un richiamo di preparazione, per esempio un acchiaro nudo a Campofranco, forse una volta, non lo so se salgono. Comunque, l'ho detto anche la settimana scorsa, il Campofranco, tranne quei 4-5 che vivono di calcio, perché veramente, guarda che è una bella squadra il Campofranco, però diciamo che ha mollato dal profilo professionale, ha mollato, e quindi questo comunque ne gioverà il Rivera Marmi, che comunque farà sua secondo me la partita, però con giocatori come Polito, come Marino, come insomma, ha veramente, si può aspettare tutto al Campofranco, però Rivera Marmi non sbaglierà la partita. E allora, San Cataldese e Alcamo. E questa è la partita che parlavamo poco fa. Questa è una partita molto, molto, molto dura per l'Alcamo, perché la San Cataldese deve vincere. Ma potrebbe anche giocare per il punto, perché il punto potrebbe essere molto importante, perché un punto la porterebbe a giocarsi in casa la partita col Raffadali, se la gioca in casa. E quindi questo punto potrebbe significare uscire fuori, tenersi fuori dai play-out. Quindi un punto sarebbe importantissimo per la San Cataldese, che però per se per non lo tenterà di vincerla, a meno che me ne vado con un punto, pensa, è male che vada. Pensa, guardando la classifica, se loro dovessero pareggiare, e quindi l'Alcamo andrebbe a 54, se ipoteticamente la Parmonval dovesse vincere con la Leonfortese, ci sarebbero tre squadre prime. E se il Camarat vince con... sono quattro squadre. A 54 punti potrebbe essere una cosa che neanche Hitchcock lo poteva prevedere, perché lo sai la cosa qual è? E ora tu qua salti dalla serie. Sentiamo, sentiamo. La prossima settimana c'è Alcamo Leonfortese e Parmonval Camarat. Cioè neanche dall'argento. Sarebbe neanche bella cosa, tutti a pari punti e se la gioca. Quindi allora, per una cosa che secondo me è storica, una cosa del genere, sarebbe veramente bello quattro squadre a pari punti nell'ultima partita di campionato. Sai, una cosa veramente bellissima. Proprio quindi, in dubbio fino alla quindi, fine. Allora, io metto due per l'Alcamo, perché comunque la capolista va rispettata. No, la capolista però... è lì, è stata capolista assieme a lui, quindi va rispettata, però la San Cataldese... Io spero per una X a questo punto, sì, li voglio sì, tutti a 54. Io lo spero anche per un fattore anche di suspense. Appunto, dai. E allora, ultimi? Ultima niente, non lo li so. Li abbiamo lasciati così, però ultimi. Ma sta la sera di Falco, io non so, non ne fate il biglietto per sé, per no, è bello che ci viene... ci viene Fagioli da Bologna. Come sono i fasoli a Bologna? Boh, viene arbitro Fagioli da Bologna. Ma uno che si chiama Fagioli, come fa a fare? Ah, puzza più che altro. Quindi, non so, io penso che comunque questa partita non si svolgerà. Poi non è. Non quindi... sappiamo che sperare, non sappiamo se dire speriamo che il presidente mantenga la parola, allora, o speriamo che ci ripensi. La vuoi detta tutta, io spero che ci ripensi, perché sia Burgio che Monti insomma, veramente hanno la passione per questo, spero che ci ripensino e che poi ci fanno la sorpresa all'ultimo, però troppo scruscio, troppo pomane. Ma qualcuno, non lo so, con la federazione, qualcuno ha risposto, ha fatto sentire. Hanno messo qua, hanno fatto pure l'abito CAI, quindi per loro tutto. Tutto tace nella Valle Felice. Sono politici. Lasciano passare, poi col tempo le cose si spengono e non è successo niente. Ma intanto l'hanno capito quello che è successo. Ma io dico a Burgio comunque di non fermarsi lì, andare a Roma, delle testate, noi siamo una testatina, ma delle testate importanti, perché quello che è successo è stato veramente grave. Quindi continua, Presidente, e vai avanti, però non ti fermare a dire vabbè ho chiuso e basta. Quindi andiamo avanti e continuiamo questa lotta, perché a bighe ferme poi ci avrai tante squadre che saranno accanto a te, stai tranquillo. Ora passiamo alla promozione, che ce l'hai tu il foglio. Sì, ce l'ho io. Dammi qua, ecco, veloce. Il foglio, questo è quello che noi troveremo domani a campo di Monreale. Di Monreale, guarda qua, non ci resta che vincere, perché non ci resta che vincere, dai. Quindi cosa abbiamo qua?
anche questo. Niente male. Cus Palermo Cefalù. Cus Palermo Cefalù. Allora, abbiamo un Cefalù che comunque ha bisogno di sangue, quindi complichiamo a tutti che ha bisogno di... Troverete il furgoncino fino a mezzogiorno. Quindi allora, il Cefalù ha bisogno di un punto per assicurarsi la seconda piazza. Quindi andrà a Palermo, scenderà a Palermo e nel campo del Cus a cercare questo punto che potrebbe significare la seconda piazza. Di contro, il Cus deve vincere perché c'ha, deve uscire fuori, quindi deve cercare di andare a prendere questi, uscire fuori dai play-out. Quindi il Cus deve vincere questa partita. Quindi io intanto devo mettere. Io metto un X. Oh, io metto un X. Mettiamo un X. Metto un X perché lo so perché mi dispiace per il Cus, però siete due squadre motivate, quindi sarà una gran bella partita da vedere. Sì, sì. E allora, Real Calcio Delfini. Il Real Calcio è una, sono là. Sono là. Allora, io non mi fido più del Real Calcio perché ha degli alti e bassi. Comunque, nelle ultime gare in casa non ha perso un colpo. Quindi è probabile comunque che si prenda questi tre punti ed esce proprio fuori da questa bagarre e non rischia più. Però lascia nei guai i Delfini che hanno fatto tanto e che però hanno fatto due belle prestazioni. E la squadra di Perdicone, quindi anche loro quantomeno devono cercare di non andare a perdere questa partita. Comunque io metto un 1 per il Real Calcio e mi auguro che Christian e i suoi ragazzi terribili vanno a fare il colpaccio in casa del Real Calcio perché possono farlo. Mai perdere le speranze. No, nella maniera più assoluta. Mai. Allora, Castellammare Fulgatore. Ma questa è una partita comunque che potrebbe essere, perché Castellammare ormai non cerca nulla, non cerca nulla, quindi io mi gioco la sorpresa, mi gioco perché sai, sono vicini di casa, ma come a fare, non vi impegnate. La Cassatella, però allora il Castellammare secondo me il punto glielo darebbe tranquillamente il punto dell'amicizia, della pace, attenzione, senza pensare niente la di male, pasta con le sarde. No, io il punto, allora il punto quando non c'è niente picchina ma fa la guerra, come devo dire, io un po' lo condivido perché insomma che alla fine un 3-3, un 4-4 addirittiamo, esatto. Però il Fulgatore ha bisogno dei tre punti, quindi è una squadra più motivata. Però c'è da dire, dico, che il Fulgatore di un punto non se ne fa assolutamente nulla. No, non se ne fa nulla. Quindi, se amicizia deve essere... No, ma i tre punti... Allora, io da calciatore, tre punti un Senderone non hanno avuto. A nessuno, mai. Quindi io sono sicuro che a Castellammare i tre punti non giocheranno. Si giocano la partita, se la giocheranno tranquilla. Poi, quindi se il Fulgatore riuscirà a uscire fuori con i tre punti, saranno tre punti sudati, quindi due per il Fulgatore. Allora, salvo condizioni avverse climatiche, ci sarà anche Favignana Strasatti. Favignana Strasatti, quindi... Allora, se ci dovesse essere Favignana Strasatti... Ma che ci vanno a fare? Cioè, secondo me invece loro faranno una cosa. Pensano. Si stanno a casa. E la danno, io secondo me Beltarai che va a fare così, perché è un altro aspetto che costa. E poi è lui, costa, assolutamente inutile. Che costa, sì, vabbè, si beccano la multa, però a conti fatti meglio la 500 multa, euro, esatto, di multa e non anche 2000 euro. Anche perché se per caso poi non potessero tornare. Infatti. Quindi secondo me questa partita manco si fa. Comunque uno per il Favignana o in un modo o in un altro. Quindi... Ho sparecchiato. Carini Montemaggiore. Carini anch'essa retrocessa. Sì, ormai. Anch'ella retrocella. Retrocella, giusto. Anch'essa retrocessa. Incontrerà il Montemaggiore che
Sì, magari si va a fare questa partita, però dico una cosa, in casa il Carini è duro in casa, il Montemaggiore si va a fare però la sua... Però Piero, quando perdi le motivazioni... No, però vedi, loro l'hanno rifatta da retrocessi la squadra, è una squadra completamente nuova. Si stanno preparando per il prossimo campionato per capire un po' la situazione. Ci sono tornati, anzi io li saluto, i fratelli Cataldo che io ho avuto nelle Capaci, so che sono andati a Carini, quindi li voglio salutare, che mi salutino anche papà, che voglio bene affettuosamente, e quindi secondo noi stanno preparando qualcosa di buono a Carini, quindi lo stanno finalmente, era pure ora che a Carini lo stanno testando, questa cosa la stanno testando, quindi vedremo. Comunque io metto ma un X, dai, poi alla fine chi tocchi bene viene, chi non interessa a nuotare, dai. Dico, ma vuoi lo dico io, va. Non lo so. No, stavo cioè, oh, ma che X ha fatto? Salvo, la gaffa, dai. Che vuoi, sto male. Come allora, ti... Ligni Pacheco. Ah, lo sai perché non sapevo se dire Ligni o Ligni. Ligni, è chi? Sai chi? Ligni, Ligni. Ma stavo dicendo, ma cos'ho? Ligni, Ligni. Ligni, ma perché cosa sta Ligni? Ligni, boh, non lo so, non l'ho mai capito. Vabbè, se poi me lo fate sapere. Che perché cosa sai? Ma sai qualche nome? Boh, che... Magari è qualche paese, noi completamente ignoranti. Ligni, Ligni. Vabbè. Ligni Trapani è Pacheco. Ligni è... deve cercare di prendersi questo posticino dei playoff. E il Pacheco... Primo in classifica. Già domani dovrebbe festeggiare. Un pareggio, quindi il pari però a Ligny servono i 3 punti, quindi io metto 1 per il Ligny, sì, metto 1 per il Ligny, mi auguro che non sia così per il Monreale, attenzione perché io stavolta tifo Pacheco, perché il Monreale se vuole accappare i playoff deve sperare che il Pacheco vinca con la Ligny, comunque io metto 1 per la Ligny. Monreale Salè, mi stavo riflettendo proprio. No, oh, sveglia. Ogni tanto vado in stand-by. Sì, esattamente, cioè, vedi che ritmo che mi stai anche. Quindi Monreale Salemi, Monreale è qua. Monreale è qua. Vedi, chiudiamo in bellezza. Avete 2 partite, il Monreale, 2 partite che se li portate a compimento, sia questa con il Salemi, quella con i Delfini, ahimè, un fratricidio. Potete sperare di prendere questa ultima posizione dei playoff e salvare la faccia. Ma secondo te, in queste 4 squadre mm-hmm. che potrebbero fare i playoff, chi è quella più attrezzata? Allora, abbiamo Cefalù e Dattilo, sono 2 belle squadre. Il fatto che bisogna vedere chi giocherà in casa, quindi se il Cefalù o il Dattilo giocano in casa, chi gioca in casa secondo me è la più attrezzata, quindi o Dattilo o il Cefalù o prendilo. Quindi tornando al Monreale, il Monreale deve vincere, ma io lo dico già. Allora io poi ho andato a leggere quello che ho scritto nel mio editoriale, perché noi aspettiamo questa grande squadra che è il Monreale dalla prima giornata, cioè finito il campionato ancora aspettiamo la grande squadra. Quindi meglio tardi che mai, arrospigliatevi. Svegliamoci e chiudiamo come il titolo è di Salvo, Solci, chiudiamo in bellezza, ok? Oh, anche per oggi abbiamo portato... Assorcizzati, dai. E allora anche per oggi è tutto. Speriamo di essere stati abbastanza gradevoli, di avervi tenuto compagnia. Salvo, ma che impressione che mi sta facendo, Salvo! La malattia ti ha fatto male. È vero, sì, mi sono trasformato. Male. Mamma mia, è più saporito però. Dai. E allora anche per oggi è tutto. Vi salutiamo, buona serata da Mister Piero Gatto. E Salvo Solci, giù sui bottoni. Arrivederci, alla prossima. Ciao.